È giusto per non farci mancare nulla per il brivido del viaggio. Ed è, ecco qua. Scusate, una domanda. Dormire qui vi sembra comodo? O probabilmente qui? Ora, qualsiasi sia il vostro concetto di comodità per un sonno perfetto, oggi cercherò di arrivare al limite della mia sopportazione esattamente qui, alle mie spalle. In questa fantastica stazione dei treni ci sono solo due direzioni, Sungai, Koh Luk e Bangkok. Ci mette 14 ore e come se non bastasse c'è la prima classe, la seconda classe e la terza classe. Indovinate un po', erano tutte occupate. Quindi, qui dentro, nelle mie mani, ho un biglietto di terza classe dove non si può stendere e non c'è l'aria condizionata. Tutto questo per 14 ore. Scopriamo com'è arrivare da Pattanung a Bangkok con un treno che dura 14 ore. Adesso sono quasi le 5, il treno arriva fra una mezz'oretta. L'unica cosa che possiamo fare è stare qui e aspettare. È sudato che ho fatto fare questo video. Visto che mancava un po' di tempo, sono venuto un attimo a fare uno spuntino al 7-Eleven e sono passato al negozio della signora che fa i dolci. Dovreste averlo visto nel video in cui faccio vedere il contrasto fra la città e la natura. La signora gli ho detto: guardi, io parto, tra virgolette, ovviamente non gli ho fatto capire che andavo a Bangkok, e guardate che mi ha regalato tutti i dolcetti. E volevo condividervi questa cosa perché è proprio bello. Anche perché quando cominci a stare in un posto più di quello che normalmente una persona sta, come un turista normale, le persone cominciano a riconoscerti, cominciano in qualche modo, se ricambi, a volerti bene. È bello. Detto ciò, malinconia a parte, adesso si parte. Sta arrivando? Dove vai tu? È stato un inizio un po' brusco. Che posto? Mai stato su un treno in Thailandia? E soprattutto mai un treno così. Questo è il mio posto. Prime impressioni. È rigidissimo, drittissimo. Non so come faremo a dormire, anche perché siamo una zecca dall'alto. E al posto dell'aria condizionata ci sono i ventilatori. Siamo a cavallo. E che cavallo? Tapparelle di ultima generazione con tanto di gancio super resistente. Poi mi preoccupavo del cibo da portare, ma qui è l'unica cosa che non manca. Che mondo! È giusto per non farci mancare nulla per il brivido del viaggio. Ed è, ecco qua. Si preoccupavano dell'aria condizionata, ma venite un attimo qui, è altro che aria condizionata. Guarda qua. La situazione è questa. Ok, è un'oretta circa che sto sul treno. E una delle cose incredibili è che queste persone che hanno il cibo passano avanti e indietro, non si fermano più per tutto il tempo. Il sole sta tramontando e tra poco sarà completamente notte. E adesso sarà interessante capire come dormiamo. Perché figo, ok, va bene, però mancano 13 ore. Non per niente. Un'altra problematica incredibile è stata subito dopo che sono arrivato. Tutto molto bello, tutto molto... Era esattamente quello che volevo. Ma mo per 13 ore che cazzo fai? Comunque non si fermano più. Avanti e indietro, avanti e indietro. Sarei curioso di vedere com'era prima classe. Anche se dobbiamo attraversare diversi vagoni. Ma prima di andare, devo farvi vedere che questo è il lavandino che usiamo tutti. Lui così, come se non fosse niente. E questo è il magazzino che usano per le bevande, il cibo. Questo sembra molto buono, lo prendo. Però al ritorno. Sorry. No, è ok. Hello. Però al ritorno. Qui stanno facendo degli scambi commerciali. Altro vagone. Qui siamo alla seconda classe, ma è un mondo completamente diverso. Rispetto alla terza, qui si sta molto più comodi, ognuno sta per i fatti suoi, la sedia è morbida, almeno da quanto sembra. La cosa incredibile è che quando mi hanno detto prima, seconda e terza classe, ho detto vabbè, chi se ne frega, perché in Italia cambia relativamente, ma qui è completamente diverso. Ma adesso è pazzesco perché questi sono i dormitori dove non c'era spazio. Ah no, non sono i dormitori, questa è ancora la terza classe.
è completamente diversa. I bagagli si mettono qui. Ah no, invece ho detto una sciocchezza. Mi sa che questi sono i letti. Per quello è tutto diverso. Cioè, questi sono i dormitori. Cioè, qui è dove la gente dorme. Ah, eccolo, così. Si abbassa, si mette il letto. Ah, c'è due letti, uno sotto e uno sopra. Ah, ok, quindi si abbassano sti cosi, diventa un letto. E poi potete stendere questo, diventa un altro letto. In maniera tale che le due persone che stanno qui, una dorme sopra e una dorme sotto. Vabbè, ma è un altro livello proprio. Qui invece volevo andare alla prima classe. Però andiamo. Man mano che andiamo avanti c'è un altro avanzamento. Qui deve essere tipo la prima classe, dove non solo c'è il letto, ma c'è anche la tendina. E in più pure queste sono molto più curate. Gente che si sta preparando per andare a dormire. E qua è tutta un'altra cosa. Voglio proprio vedere là come dormiamo stasera. C'è l'aria condizionata che spinge. Bella forte. Qui hanno proprio le stanze. Era la sala del capotreno. Però aspettate, voglio vedere se ti fanno vedere avanti. No, mi hanno proprio cacciato. Comunque questa è la prima classe, che comprende letti, aria condizionata e tendine per farvi sicuro. Adesso c'ho il bodyguard, mi sa che si sono un po' arrabbiati e mi stanno facendo tornare indietro. Cioè, si sono tutti rintanati. La signora che vende cibo. Da cosa si capisce che la seconda classe è questa? Che non solo non c'hanno le tende verdi, ma non hanno nemmeno l'aria condizionata. Scherziamo. Water. L'acqua ce l'abbiamo, ci resta solo da prendere, da mangiare. Eccola là la signora di prima, ci sta sfuggendo. Un'altra cosa che sto notando è il fatto che le cabine di terza classe sono veramente tantissime. È l'85% del treno. Cioè, sta gente fa sta roba in maniera molto tranquilla e normale. Non mi stupirei se incontrassi qualcuno che mi dice che fa avanti e indietro ogni settimana. Adesso mi faccio un nuovo cameraman. Non ci resta che mangiare. Ah, non ci abbiamo le bacchette. Cucchiaio. E va bene così.